Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre la Curva, il format di Cronoscalate che Passione. Questa sera abbiamo ospite Angelo Mercuri che a breve presenteremo. Salutiamo chi c'è in chat. Partiamo salutando il nostro Raffaele che è in regia. Ciao Raffaele. Buonasera Stefano, buonasera a tutta la chat, buonasera Angelo. Prima, come dicevo, di presentare l'ospite che abbiamo questa sera, abbiamo Angelo Mercuri che salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Allora, prima di partire con le domande per Angelo, che è stato gentilissimo ad accettare di venire qui con noi, oltre all'intervista dedicheremo anche poi uno spezzone alla Coppa della Consuma, che è una gara che ci sarà nel fine settimana, valida sia per il CVM Sud e Nord e sia per il CVSA per quanto riguarda le storiche. Allora, Angelo, benvenuto, come stai? Come Tutto bene, procede? stasera riprendiamo con la testa la vita nello sport, nel senso che mi hai invitato e quindi ci buttiamo di nuovo in questo anno. Vediamo. Diciamo che siamo stati noi a fare questo battesimo 2024. Diciamo che non ci fermiamo mai a pensare alle corse, però diciamo che stasera è un altro punto di partenza per il 2024, dai. Benissimo, benissimo. Allora, innanzitutto, vabbè, conosciamo tutti Angelo Mercuri per il curriculum plurititolato della sua categoria, le bicilindriche, che corre da sempre. Angelo, per chi non ti conosce, chi è Angelo Mercuri nello sport e chi è Angelo Mercuri nella vita di tutti i giorni? Diciamo che sono la stessa persona, sia nello sport che nella vita di tutti i giorni, sempre umile con tutti, sia sul lavoro che sullo sport, che è la cosa più importante. Non mi sento di essere nessuno, nel senso che io rispetto tutti, non mi sento di essere Angelo Mercuri numero uno. Per me sono Angelo Mercuri, quello che ho fatto, l'ho fatto sempre nel rispetto rispettando anche gli altri, gli avversari e tutti. Nella vita normale sono anche così, nel mio lavoro sono anche così, rispetto tutti e cerco di fare sempre del mio meglio, no? Poi se c'è qualcuno che fa meglio di me, ben venga, perché è uno stimolo, in questo senso, insomma. Ho capito. Ovviamente per chi non ti conoscesse, prima di correre in salita, comunque tu ti sei formato con altri sport sempre a livello motoristico. Per chi non ti conoscesse, diciamo, no, tu prima di correre in salita ti sei formato con altri sport tipo kart, queste cose qua. Hai avuto No, esperienze simili? ho iniziato negli slalom, una disciplina che non mi dispiace, nel senso che è bella, ti insegni tante cose nello slalom, ad essere più preciso, più tecnico, nel senso che non ti permette di fare errori, e quindi nei piedi riesci ad essere con tanta precisione, che poi in salita, cioè quando vai ad affrontare una curva, sì, ci vuole un po' di precisione, ma non tanta, dai. Anche se ti sbava un po' la macchina, non è un problema. Nei birilli non è così, perché butti il birillo e c'è la penalità. E quindi ti insegni ad essere più preciso, dai. E che quest'anno non ti nascondo che qualche slalom lo vorrei fare. E poi comunque tu arrivi da una terra, quella della Calabria, che si è sempre respirata aria di motori, grandissima tradizione, eccetera, e di piloti soprattutto. Da ragazzo, chi è stato il tuo idolo che magari ti ha spinto a correre, come hai detto tu prima, negli slalom, debuttando e poi Il ovviamente mio principale è nelle salite? sempre l'unica persona che è mio padre, cioè lui ha corso tanti anni con tante varie macchine, diciamo, ci ha iniettato nel sangue questa passione. Quindi diciamo lui non mi ha mai fatto salire sulla macchina per provare da piccolo, mai, mai. Mi ha sempre negato di farmi salire sulla macchina finché poi sono arrivato a farmi grande, a farmi la macchina. Però diciamo che mi ha fatto
mi ha fatto esordire con la sua macchina in alcuni slalom che mi sono subito messo in evidenza. E poi tu hai nominato tuo padre, ovviamente dopo ne parleremo sia di lui sia di tuo fratello Francesco, con cui comunque hai condiviso anche gare insieme in lungo e in largo. Niente, Angelo, poi per quanto riguarda il tuo debutto in salita, che ricordi hai di quel giorno e soprattutto dei giorni precedenti mentre si avvicinava il tuo debutto? Guarda, non ricordo, nel senso che ricordo la prima gara che fu Tiriolo, mi ricordo solo che già dalla mia prima gara già a lavorare subito, perché al sabato mattina fuori dalle prove ufficiali, provando la macchina su strada così, e mi si ruppe il motore già da subito, senza salire nemmeno in una prova ufficiale. Ritornai a casa e montare un altro motore. Per me la vita motoristica è partita già così, ed è sempre così stato, sempre così, sempre con mani sporche, vi dicendo, dai. Alla fine la mia prima gara è stata di Tiriolo, Che anno è il stato Tiriolo? 2000? 2007. La mia prima gara in salita, 2007, Tiriolo. Addirittura pensavo prima, quindi mi hai sorpreso stasera, nonostante 2000. io sapesse che ti Iniziale seguo con da gli tanto. Iconi nel 2003, però poi il Ok. risultato in salita nel 2007. Che poi E comunque quindi. tu hai vinto tanto, eh. Hai vinto tanto sia come gare sia come titoli, con grandissime soddisfazioni. Qual è stata la tua gara più bella disputata e che ricordi con piacere, e invece quella, diciamo, meno bella che comunque ti ha insegnato qualcosa? Ma diciamo, sono state tante belle gare vinte con tanti sacrifici, con tanta forza, con tanta tenacia. Diciamo che non ti saprei dire qual è stata la più bella, perché quando vinci, e vinci con difficoltà pure, diventano tutte belle. Quindi per me, tipo la Fasano, che è stata sempre una gara mia sfortunata all'inizio, e negli ultimi anni si è dimostrata invece a mio favore. Guarda, quindi io pensavo sempre a quella Fasano, che andavo a Fasano, mi fermavo sempre per qualche piccolezza sulla macchina e invece la prendevo sempre, perché stavo andando a vincere e poi non vincevo per piccolezze. Invece negli ultimi anni magari ho vinto e quindi mi sono ricreduto in questo, dai. E poi comunque tu, come dicevamo, hai vinto tantissimi titoli, tra i 9 titoli vinti, qual è stato quello più speciale e quello, diciamo, un po' più sudato, anche se comunque prima hai risposto che quasi tutte le vittorie sono belle allo stesso tempo perché comunque sudate con sacrifici, ma c'è un'annata dove tu veramente ricordi e dire quell'anno è stato indimenticabile? Vabbè, 10 perché lui è venuto a mancare ad aprile, e poi c'era la prima gara che era proprio Fasano, dopo un mese, e sinceramente mi sono spinto a montare tutta la macchina, perché avevo tutto smontato, proprio perché lui me l'aveva chiesto prima che succedesse questa cosa, e quindi mi sono affrettato in un mese dopo che lui è morto a completare la macchina e poter andare a Fasano. Proprio per questo ti dico che il 2010 è stato il più bello, perché ho fatto 11 gare e mi sembra che 11 vittorie di fila senza avere nessun problema sulla macchina. È come se lui mi avesse seguito per quelle 11 gare. E quello me lo ricorderò a vita, perché ho fatto 11 gare senza fare niente alla macchina, credimi. E poi tu comunque ormai corri da 17 anni, siamo quasi al 17esimo per quanto riguarda la salita, e hai avuto tantissimi avversari, fortissimi tra l'altro, ma qual è stato quello più duro da affrontare? All'inizio è stato un pilota Marco Monaco, un siciliano, mio amico che saluto. È stato lui il primo mio avversario forte, che mi ha fatto sudare un po', il 2007 e anche il 2008, perché io la mia prima gara in salita l'ho vinta a fine campionato, diciamo il 2008, e la mia prima gara vinta è stata Montalvo, Monte Paone, se ti ricordi.
è che vinsi proprio su di lui con pochi centesimi, e che da quel momento poi magari sono riuscito ad andare bene, diciamo, dai. Però mi ha fatto soffrire un annetto sempre a decimi, e che lui mi ha dato anche questa, ti ripeto, quando trovi un avversario forte, anche come quest'anno, con il mio avversario di quest'anno, ti crea stimolo, nel senso che poi puoi migliorare, puoi capire dove migliorare, insomma, dai. E poi prima di procedere ad altre domande salutiamo chi c'è in chat. Qui vedo Vincenzo Iacono, Villella Vittorio, Pasquale Vescio, Francesco Guarini, che salutiamo Francesco, e Samuel Greco. Allora, andando avanti con le domande, tu comunque hai affrontato tanti percorsi e tante gare, come dicevamo, ma quali sono le gare che ti sono rimaste veramente nel cuore? C'è la gara di casa del Reventino, che spero, prima che io finisca questo mio essere sulle bicilindri, che vorrei che si rifacesse proprio per una questione di cuore. Spero che la rifacciamo questa gara, e che potrò correre. E poi un'altra gara, diciamo la Coppa Sila, che ti dà sempre quell'emozione di sempre, insomma. Ci sono tante, cioè Fasano, Reventino, Sila, ma a me piacciono tutte, Stefano, non ce n'è una particolare. Quelle che ho al cuore è la gara di casa, è Fasano e la Coppa Sila, insomma. Passiamo all'argomento 500, perché comunque, diciamo, tu sei molto legato alla tua macchina, ti ha accompagnato in tanti successi. Ma sappiamo anche che comunque sono macchine molto particolari, bisogna veramente fare un lavoro certosino per non incappare in problemi, tu lo sai bene. Ma quanto è difficile starci sopra a questo tipo di macchine? E soprattutto, che rapporto hai con la tua 500? Diciamo che la 500 oggi è un po' migliorata a livello di affidabilità, parecchio, diciamo. Già tipo abbiamo dei motori che magari ci danno molto meno problemi di una volta, c'è il materiale giusto e riusciamo a finire qualche gara in santa pace, insomma, anche se devi starci sopra sempre a controllare tutto, che sia tutto in ordine, non puoi trascurarlo, insomma, dai, vuole sempre curato. Rispetto, magari tu comunque sei stato impegnato anche, ricordiamo, con la Wolf, poi parleremo anche di questo qua, ma secondo te che stile di guida richiede una vettura del genere? Ovviamente parlo della 500. Ma la 500 è tutto uno stile di guida a sé, nel senso che tu, io personalmente, se la gente si allena col kart, io ti posso garantire che col kart ti aiuta solo a livello visivo, a livello di riflessi. A livello di guida, secondo me, è una guida diversa da guidare un 700, insomma. Il kart è buono per una macchina tipo la Wolf, tipo queste macchine che hanno grossi potenze, insomma. Se no, la 500, il bicilindrico, la devi guidare il più pulita possibile, non devi fare sbavature, devi cercare di essere preciso sempre, non ti puoi permettere il gusto di almeno io, poi ci sono altri piloti che magari guidano diversi, però io posso garantire che la macchina va portata bene sopra, senza fare nessuna sbavatura. Che poi ovviamente parlavamo prima, per cambiare argomento, parlavamo prima, tu hai nominato tuo padre, che comunque è stata una figura fondamentale per te, e ricordiamo con molto piacere una persona come tuo papà, che ovviamente era ammirato da molti. Che ricordi hai di lui, sia a livello sportivo che personale? Tipo, ricordi che lui mi ha insegnato tante cose, tipo anche per farti capire la gambaria che abbiamo rifatto dopo tanti anni. Io certe cose, anche quest'anno, dopo tanto tempo, mi ricordo le sue parole in alcune curve dove mi diceva come camminare, non si sbagliava. Cioè, alla fine
mi faceva la pacca sulle gambe. Io ho detto, ma davvero devo entrare così in questa curva? Ma io sono tuo padre, ti posso dire fesserie. Ma io non ce la faccio. Tu entra così, non ti preoccupare. Quindi, quale ricordo migliore posso avere? No, assolutamente. Assolutamente. Cambi, rapporti, cambi, velocità. Cioè, tutto è nato da lui, insomma, dai. E poi tra l'altro, vabbè, tu diciamo che ci hai anticipato un po', ho detto, mo' gli faccio la domanda, qual è stato il consiglio più grande che ha saputo darti in ambito sportivo, ma ci hai dato la risposta, perché quella curva si fa in quel modo. Per farti capire, la mia prima sita che ho fatto, sono andato di venerdì, diciamo che sono sempre stato con lui, sulla sila, ma io poi non è che mi sono andato a insegnare così tanto la strada come in altri percorsi, perché... Io andando con lui da piccolo, magari sentivo lui quello che diceva in macchina. E, per farti capire, mi sono memorizzato sempre quelle due cose che oggi io me le ricordo bene, non è che me le dimentico. E quindi ti dico della Sila per farti capire che lui quando si provava il percorso in Sila, lui parlava in macchina e diceva qua devo fare così, qua così, cioè ti restano impresse queste cose. E oggi ne ho fatto il bagaglio, insomma. Sì, assolutamente. Poi sono cose che comunque rimangono anche per il futuro e che uno si porta dentro. Da tuo padre passiamo a tuo fratello. Tu comunque con Francesco hai condiviso tanto, correndo anche insieme. Che rapporto hai con Francesco? Ci confrontiamo sempre. Diciamo che lui non... No, corre per sport, diciamo, dai, ma lo fa appassionatamente come lo faccio io. Lui lo fa perché ci siamo noi, ci sono io, magari, anzi è fermo da parecchi anni. E figurati che stasera, proprio stasera, gli ho detto, ma quest'anno non corro. E cioè, non ti dà mai quella certezza che lui correrà. Con il dubbio. Ti lascio sempre con il dubbio. E quindi... Diciamo, c'è questo rapporto così. Allora, poi ovviamente è concluso una stagione, ne sta per arrivando un'altra, ma facciamo un passo indietro. Tu nel 2023 pure sei stato protagonista, come al solito, nelle bicilindriche, e nonostante magari hai dovuto cedere, tra virgolette, lo scettro all'avversario di turno, che stagione è stata? Ti va di farci una tua disamina sulla tua stagione, ecco. Per me è stata una stagione sfortunata come tante altre, diciamo, nel passato che vi raccontavo prima, no? Tipo la gara di Fasano. Quest'anno per me è stata un'annata positiva ma sfortunata, perché alla fine, ecco, secondo me il campionato quest'anno è stato anche un po' che l'abbiamo perso noi, nel senso perché ci sono successe cose sempre in ogni gara, e purtroppo è così. Purtroppo quando ti succede una cosa che ti devi fermare, non c'è niente santo che tiene. Cioè, alla fine, pure che vuoi lottare per la vittoria, ti fermi ed hai chiuso la gara, insomma. E poi dimmi, vai. No, dico, è stata un'annata sfortunata, però... Positiva perché ci siamo divertiti, abbiamo fatto gare a centesimi, abbiamo fatto divertire il pubblico, che è la cosa più, la gente che ti vede, ti segue, la cosa per me più bella e più importante è far divertire le persone che ci guardano. Poi è normale che ognuno vuole vincere, vuole arrivare sempre a certi risultati, no? Però mi sento positivo perché abbiamo fatto una bella stagione, dai, non si può sempre vincere. Ti ripeto, è uno, anche quando non vince, è quello lo stimolo che ti deve far andare avanti, insomma, dai. Quando vinci sempre, poi lo stimolo lo perdi, te lo posso dire. Le motivazioni. Certo. No, comunque a parte le battute, e niente, invece per quanto riguarda il 2024, che programmi hai? Così ci leghiamo ovviamente alla domanda che ha fatto anche Gianluca la Cirignola, che salutiamo, sia come programma sia come aspettative. Guarda, il programma
Siamo messi un po', ecco, per quanto mi dici che cosa è stato il 2023, è stato perché sto facendo lavori sulla macchina e quindi ancora non siamo pronti e non sappiamo, cioè veramente la prima gara è alle porte, non sappiamo se ci arriviamo ad esserci, ce la sto mettendo tutta, ce la stiamo mettendo tutta ad esserci, abbiamo fatto assetto nuovo alla macchina, abbiamo fatto, cioè, ecco lo stimolo che ti dicevo, perché l'anno scorso abbiamo avuto riscontri che gli avversari erano un po' più avanti, diciamo, di assetto, di come ti posso dire, Diciamo di un insieme di cose comunque. cose che oggi questo stimolo è che ha fatto. Abbiamo cambiato un po' di cose sulla macchina e non vedo l'ora di provarla per vedere queste reazioni diverse che dovranno essere per forza diverse. E quindi anche io personalmente già mi sono inculcato che se la macchina, io mi devo adattare alla macchina, anche se non mi piace, devo essere io in questo caso ad adattarmi. Dai, come è successo quando è entrato Marquez nel MotoGP, no? Con Valentino Rossi. E Valentino Rossi ha dovuto cambiare stile di guida per adattarsi a quel tipo di situazione che si era creata, insomma, dai. E quindi è tutto uno stimolo, capito? Cerchi di trovare stimoli. Che poi comunque da pochi giorni è stato diramato il calendario per quanto riguarda il 2024, parliamo ovviamente delle bicilindriche, e si tornerà alle 10 gare con il ritorno di Erici al posto di Linguaglossa e l'eliminazione della prova in pista. Cosa ne pensi di questo? Ma sicuramente l'eliminazione delle gare in pista è stata una cosa giusta, perché a parte me, ma ci sono altri piloti che la pista la odiano, nel senso perché sono asalitari. E oltre questo, non abbiamo le macchine adatte per la pista noi della salita. Almeno io l'anno scorso non ero adatto per la pista. Quest'anno ti ripeto, mi sono attrezzato per poter fare anche qualche gara in pista se riesco ad essere competitivo con la macchina. Quindi questo, già il fatto che hanno tolto la pista dal campionato salita è una cosa positiva, perché il campionato salita è salita, il campionato pista è pista. Se poi uno vuole fare una gara in pista che organizza in modo che siamo tutti presenti, uno la può anche andarci a correre, insomma, no? Però non metti in gioco un campionato che tu ti fai 9 gare di salite che magari hai fatto per bene per 9 salite e poi all'11ª gara che ti tocca la pista, cioè succede il pandemonio, insomma, poi. E Assolutamente quindi d'accordo, assolutamente d'accordo. poi per quanto riguarda le salite, il calendario delle salite, diciamo, hanno fatto, diciamo, un buon calendario. L'unica pecca, e spero che si risolva questo, e lo dico anche in diretta, è le gare di super salita. Perché spero che ci faranno fare le 4 manche, almeno le gare di campionato, tipo 2 prove di sabato e 2 gare di domenica, e non la gara 1 già sabato pomeriggio e gara 2 domenica mattina. Perché se affrontiamo un campionato è giusto che dobbiamo avere questo vantaggio di poter fare le 2 prove sabato e le 2 gare domenica. Assolutamente, anche perché comunque si parla di st'anticipazione di gara 1 al sabato, anche per prevenire eventuali ritardi per quanto riguarda poi la lungaggine delle gare, anche se secondo me basterebbe partire un po' prima. È una battaglia che faccio ormai da sempre su questo punto di vista. Alla fine Però la categoria massimo, ti dico proprio, quando siamo 30 macchine, se ti fai il conto, ci sono pochi fermi, magari in 10 minuti abbiamo finito la nostra categoria, quindi sono 10 minuti che passano veloci alla fine, dai, non sì, siamo già assolutamente. 30 macchine. Però non è giusto se tu fai un campionato, cioè andare in un campionato, affrontare un campionato e fare una prova al sabato che tu non provi niente poi. Se tu vuoi provare, non provi niente, perché poi subito dopo c'è gara 1
non ti permette di poter fare delle prove veramente, insomma. Perché poi comunque c'è chi tra sabato e domenica, tu lo sai benissimo, fa delle modifiche alla macchina, non andiamo ovviamente nei particolari e non ci sarebbe mai il tempo per tra prova 1 e gara 1 fare quello che si faceva al tempo, ecco. Già solo a dirti che magari il sabato a volte cambiamo dei rapporti al cambio, anche se solo per una marcia, e noi magari li fai ogni anno le gare, no? Però capita quell'anno che hai un motore diverso, hai qualcosa di diverso che devi cambiare per forza, magari qualche marcia per poterti trovare meglio, e quindi lo fai. Facendo questa situazione qua, già non lo puoi fare più questo. Lo dovresti fare tra gara 1 e gara 2, che non sai poi come va a finire, allo stesso modo, vai. Per l'appunto. No, non la vedo una cosa positiva per chi deve affrontare un campionato, dai. Che poi ovviamente parlavamo prima delle 10 tappe che ci saranno, come abbiamo detto, ci sarà l'eliminazione della prova in pista e si dovrebbe partire il 21 aprile a Luzzi, poi la domenica successiva ad Erice e entrambe saranno coefficiente 1. Ovviamente a maggio ci sarà Fasano, il 12 maggio coefficiente 2. Non sento Angelo però. Dovrebbe essere tutto in ordine, staff. Vai, vai. Ah, ok, perfetto, vabbè. Poi c'è, vabbè, Fasano con coefficiente 2, Sortino e Gambarie a giugno, sempre coefficiente 1, Giarre a luglio, Popoli ad agosto, sì, sempre 1, poi ci sarà la Coppa Sila a fine agosto. E poi ci saranno le ultime due tappe a Gubbio e alla Nissena, con Gubbio che sarà coefficiente 2 e alla Nissena 1. Tu, Angelo, come vedi questa cosa dell'obbligo di correre almeno due gare, in Sicilia? Un obbligo sia in Sicilia che per i siciliani venire qui nella penisola, insomma. Sì. Ma è un obbligo che per chi affronta il campionato, diciamo, dai, è giusto pure così, perché magari per due gare ti puoi spostare fuori dalla tua regione, dai. È pure giusto così, Sì, uno scambio. non la vedo una cosa proprio che non si può fare. Però chi vuole affrontare il campionato, chi vuole vincere il campionato, magari non puoi fare. Parlo della Sicilia, e come posso parlare anche dalla parte di qua della Sicilia, non puoi fare quattro gare in Sicilia e vincere il campionato senza andare fuori dalla Sicilia. Un po'. Però due trasferte uno li può affrontare, magari se ne fa tre in Sicilia e due fuori dalla Sicilia, e va bene, dai. Che poi, tra l'altro, come dicevamo prima, tipo, vabbè, le gare di Fasano e Gubbio saranno coefficiente 2. Poi, ovviamente, come dice il regolamento, delle quattro gare in calendario in Sicilia, ogni conduttore ne dovrà fare almeno tre. E per l'assegnazione del titolo, come dicevi anche tu prima, Angelo, per i piloti, diciamo, siciliani è obbligatorio partecipare ad almeno due gare, fuori regione, diciamo, ecco, e Ma anche viceversa per gli altri. per i pugliesi, per i romani, si deve andare in Sicilia almeno facendo due gare, capito? Come funziona? Non è solo per i siciliani questo. Ma Anche per infatti. noi dobbiamo andare in Sicilia per due gare, insomma, almeno due gare. Sì, per l'appunto. Raffaele, abbiamo qualcosa in chat? Qualche considerazione? Le recupero subito. Oddio, in realtà era più scherzosa che altro. Le sensazioni, insomma, la mischiamo un po', la mescoliamo un pochino, perché c'era Beppe Giacalone che domandava in maniera abbastanza ironica. Tanto salutiamo anche il buon Davide Malapelli, Malaticcio, lo ritroveremo presto. Ci aveva anche lui domandato del discorso delle due gare a correre in Sicilia. E grande Angelo, in termini di velocità, percorrenza in curva, ha già superato le 2SC 3000. Ovviamente non credo possiamo arrivare a questi livelli, però ecco, visto che Stefano citava la Wolf, tra virgolette, banalmente, cosa più divertente, la Wolf con la spinta da dietro, il doversi lanciare in curva con la bicilindrica. Sì, vabbè, con la Wolf diciamo non è la stessa cosa. Lì fai il tempo per trazione, diciamo, dai.
Invece con bicilindrico lo fai per percorrenza curva, che non è la stessa velocità, però diciamo che prendiamo più rischi col bicilindrico perché in curva ti butti più, con una macchina piccola ti butti di più della WOF, nel senso che non so come spiegare, dai. In termini di fiducia è simile, perché tutto sommato con la Wolf sai che hai la scocca testata per la resistenza nella bicilindrica. Ok, c'è la gabbia, però. Non è questo, con la WOF non ti puoi prendere rischi, tipo, comunque non ti puoi prendere grossi rischi a fare quello che facciamo con le bicilindriche. Devi fare quello che devi fare, stop. Anche se sei ad alte velocità è che rischi molto di più. Però, alla fine, se vai a vedere, noi non ti dico che rischiamo di più col bicilindrico, però camminiamo più pericolosi col bicilindrico. Capito? Con diverse velocità, però diciamo che su un 3000 c'hai velocità, c'hai potenza e quindi devi avere molto più allenamento, dai. Diciamo lo specchietto della 500, puoi anche accettare di farlo saltare una volta, la Wolf, gli Non sponsor. ti puoi, non puoi dire che faccio così e poi come va. Non te lo fa proprio fare questa cosa, questo pensiero. Devi camminare in un certo modo e basta. E poi lì il tempo lo fai in trazione, ripeto, quando esce dalle curve devi schiacciare, devi avere trazione. È lì la potenza che ti aiuta a fare il tempo, dai. Bicilindrico al contrario, non hai potenza e devi cercare di far scorrere la macchina meglio, cercare di farla correre di più nelle curve. Non parliamo delle stesse velocità, ma è una cosa differente. Allora, poi per smorzare un po' le cose, ecco, comunque non c'è mai stata una grande tradizione, tra virgolette, di gare di bicilindriche nel nord Italia. Ovviamente tu lo sai benissimo facendo dei campionati. Ovviamente sì, ci sono dei singoli proprietari di 126, 500, tra l'altro bellissime, ricordo tipo quella di Pedrini, Liberato, eccetera. Ma come mai non c'è mai stata quel tipo di cultura che magari c'è al sud per quanto riguarda le bicilindriche? Ma questo non l'ho mai capito, non ho mai capito questa cosa, eppure ti posso dire che negli anni passati, anche quando c'era tipo la Verzenies, ci chiamavano per poter andare a correre lì a Verzenies perché gli piacevano queste macchine, e tante volte hanno tentato di farci fare questa gara, insomma. Poi non capisco perché al nord non prendono piede come al sud, insomma. Non l'ho mai capita questa cosa. Sì, anche perché comunque ce ne sono tante, come. Infatti qualche gara tipo si potrebbe fare anche al nord, ma se non c'è macchina poi alla fine ci andremmo in pochi a correre, dai. E poi tornando alle tue sfide, alla tua categoria, che si è sempre dimostrata comunque amatissima e numerosa, ma c'è qualcosa a livello regolamentare che vorresti migliorare? E come giudichi soprattutto l'evoluzione del regolamento tecnico? Perché se noi vediamo comunque c'è stata una crescente liberalizzazione, almeno per quanto riguarda il gruppo 5. Ma diciamo che secondo me il regolamento finora diciamo è buono, nel senso che non siamo esasperatissimi col regolamento, abbiamo dei limiti anche, no? Però io penso che ormai tutte le macchine sono ad alti livelli, la maggior parte sono ad alti livelli, le macchine sono tutte performanti, su 10 macchine 7 macchine sono fatte per bene, diciamo, dai. Alla fine il problema è quando tu hai la possibilità di avere quello che ha un'altra persona. E nel bicilindrico queste cose oggi ci sono, nel senso che tu ti puoi attrezzare come ha attrezzato il tuo avversario. Non hai problemi come ce l'hai in un 3000, per farti capire. Trovi il materiale, trovi la persona che ti mette allo stesso livello del tuo avversario. E questa è una cosa importante per il nostro sport. Non è che per dire che c'hai soldi, spendi i soldi sulla macchina e ti trovi davanti perché hai speso i soldi sulla macchina. Sul bicilindrico ormai
anche che c'è questo regolamento tecnico nostro, puoi essere competitivo come il tuo avversario, insomma, non ci sono sotterfugi e via dicendo tra chi fa queste macchine e fare andare forte una macchina invece di un'altra. Chi vuole ha le potenzialità di poter essere competitivo come gli altri, insomma. E poi nella categoria delle bicilindriche da tanti anni ormai ci sono le gruppo 1 e mezzo. Non so che idee ti sei fatti tu questo gruppo, visto che comunque dopo tanti anni non ha spiccato il volo, forse come ci si aspettava, con qualche numero in più. Secondo te come mai? Ti Ma sei fatto perché qualche idea? secondo me il gruppo 1 e mezzo perché la gente vuole la macchina da corsa, nel senso che per me io quando avrei dovuto fare un gruppo 1 e mezzo avrei fatto un gruppo 2 per farti capire. Perché più macchina da corsa, diciamo, dai. Cioè alla fine i soldi li spendi comunque, puoi risparmiare un minimo. Però se vuoi essere competitivo nel gruppo 1 e mezzo ti posso garantire che i soldi li devi spendere comunque, perché devi fare un buon motore, devi fare un buon assetto, cioè alla fine le cose che spendi in un gruppo 2 spendi anche in un gruppo 1 e mezzo. Io avrei insistito invece per la classe 600, cilindrata 600, che magari puoi fare una macchina bella, performante di assetto come il gruppo 2, come il cioè, però vai in una cilindrata minore che puoi farti vedere all'inizio, magari quando sei all'inizio puoi partire col 600, dai. O una persona anziana, tipo cioè una persona oltre 60 anni, 65 anni, magari ti metti sul 600 e ti fai le tue gare tranquille. Ovviamente prima ora di cambiare argomento leggo un po' di messaggi perché ho visto quello di Francesco Guarini che ha scritto: "Lo state facendo parlare troppo". Poi saluto anche Dino Semeraro che comunque ti saluta e mi dice: "Chiedi come ha Certo. conosciuto Antonino Cardillo". Antonino Cardillo l'ho conosciuto ecco per queste cose qua, guarda, perché mi ricordo che ero a Zara in difficoltà un anno, non mi ricordo quale anno è stato, il 2017 forse. Ero molto in difficoltà rispetto agli altri, avevo qualche problema di troppo perché mi facevo tutto da me e non era possibile gestire tutte queste cose, nel senso io farmi macchina, io farmi motore, io farmi tutto, fare le gare, arrivavo stremato nelle gare, ancora tutt'oggi ci arrivo, però ho l'aiuto di Nino Cardillo che mi cura il motore, che da dopo che è subentrato lui non ho più il problema tipo del motore che dormo su sette cuscini, dai. Nel senso che so che se la vede lui e non ho questo impegno mentale pure di andare dietro il motore, vi diciamo. Anche se è una cosa che mi piace è che io gli creo anche stimolo che lo vediamo ogni giorno, sempre a cercare di stimolarlo. Niente, l'ho conosciuto così a Zarre. Gli avevo chiesto se mi portava dal suo elettronico, mi ha detto sì, perché non ti decidevo portare. Poi da lì, da dopo che ho fatto l'elettronica da Matteo Vasta, poi è subentrata questa amicizia con lui che poi mi ha fatto correre con un suo motore che si è fatto, devo dire la verità, una persona che mi ha favorito anche prestandomi il suo motore personale per fare la prima gara perché ancora non era pronto il mio che stava facendo. Niente, siamo conosciuti così e poi è nata questa collaborazione con lui, insomma. Perfetto, poi ovviamente salutiamo anche gli altri che ci scrivono, tipo Davide Fergolino che ti fa i complimenti per il tempo che hai fatto lo scorso anno in Sila. Poi ovviamente Filippo Lacanna che parla a nome del direttivo New Generation Racing e dice: "Siamo orgogliosi che Angelo indossi i nostri colori". Ivan Pedrini: "Molto peccato, sarebbe bellissimo vederla al nord".
dell'argomento che parlavamo prima, delle bicilindriche. E niente, passiamo a un altro argomento. Allora, tu, come dicevamo prima, hai corso anche con la Wolf, ricordiamo Coppa Sila, Ascoli, il Costo, forse me ne sfugge qualcuna, se ce n'è stata qualcun'altra. Che esperienze sono state quelle con il Wolf o con la Wolf, in base a come la vogliamo fare? L'esperienza per me la gara più bella che è stata col golf è stata la mia prima gara, la salita dal Costo. 10 km di gara non c'eravamo mai stati, giustamente la mia prima gara su un 3000, Testa assoluto mi sembra che avevi fatto quella volta, o sbaglio? Quinta assoluta, quinta giusto? assoluto, sì. È stato veramente bello, nel senso che fare il quinto assoluto alla mia prima gara, ti dico Fagioli, Merli, non mi ricordo quel ragazzo che correva con la macchina di Fagioli, come si chiama, poi c'era De Gasperi e io. Cioè, oggi se vedi quei nomi che stanno correndo oggi e che vincono ancora tutt'oggi, e io fare il quinto assoluto in quella gara, nella mia prima gara, posso dire che è stata la mia prima. È più bella gara con quella macchina, insomma, anche se posso dire che non siamo competitivi a livello di propulsore rispetto agli altri. Diciamo, è stata una bellissima esperienza, comunque, che ricordi con molto piacere, anche se comunque non fa parte, diciamo, del tuo mondo. Come dicevamo prima, tu hai sempre corso con le bicilindriche, quindi, diciamo, sono esperienze diverse, però che rimangono dentro, ecco. No, per me è stata una bella esperienza, nel senso che ci riproverei, non è che ti dico di no, però lì io non ho, la macchina la gestisce mio fratello, nel senso economicamente, dai, io non riesco, ma ci riproverei, non te lo nascondo, però finché la macchina non viene sistemata, come dico io, per bene, io non me la sento di riprovare, cioè. Non mi sento nessuno, te l'ho spiegato già all'inizio, non mi sento un dio, non mi sento un pilota, non mi sento. Però voglio essere di pari livello con un'altra. Con gli avversari, almeno non ti dico di pari livello, però almeno quasi vicino, dai. Cioè già, no, non hai tutta l'esperienza che devi avere su una macchina del genere. Poi ti ritrovi pure ad essere anche un po' in handicap rispetto agli altri a livello di propulsore, di macchina, e poi un po' di raffreddi, dai. Ovviamente mi ricordo che, se non sbaglio, avevi corso anche con l'Elia. Mi sembra che hai fatto due o tre slalom, o sbaglio, tipo i Simeri Creek, lo slalom di Catanzaro, eccetera. O sbaglio? No, lo stato di Catanzaro è amato. Ah, è Amato, giusto, perché mo stavo pensando al trofeo dedicato al professore Elia a Simeri Creek, per questo. Però non mi ricordavo se era Catanzaro o era lo slalom di Simeri Creek. Allora, poi per quanto riguarda altro, tu hai avuto comunque una bellissima esperienza pure nel 2018. Non sento Angelo. Ok, ora sì. Tu hai avuto una bellissima esperienza nel 2018, dicevo, con il Master a Gubbio. Che ricordi hai di quell'esperienza? Ma diciamo è stata un'esperienza unica, che emozione unica, non, cioè emozionante veramente. E ti ripeto, ecco, è una cosa che tu ora mi hai ricordato, e che tu mi dici quale gara è stata bella. E quale di. Cioè, Master Gubbio è stato una cosa che non la dimenticherò mai, nel senso che fare il Master a casa in Italia ed essere chiamato lì, cioè, è un ricordo bellissimo, bellissimo. Poi Gubbio, come organizza Gubbio, è una cosa spettacolare. E il Master è stato non spettacolare di più, veramente emozionante. Ma non per la gara, ma per tutto il contorno che c'è stato in quella situazione. Che boh, ora ti ricordo, secondo me è una gara che magari ora non abbiamo nominato, però secondo me è una di quelle che ti sei divertito di più perché magari non avevi,
la pressione del campionato, eccetera. Ma secondo me è una gara che forse non ti sarei ricordato, oppure aspettavi che io la nominassi, è la gara in Germania a Mikhausen. Una gara si può dire, dai. Vabbè, no, solo... un divertimento, diciamo. Sì, ovviamente parlo come esperienza. Di fare gara, dai. Ti è andato lo spirito di divertirti. Sì, appunto. Sì, che mattina di domenica... perché capita sempre nell'Oktoberfest, mattina di domenica noi alle 5:30 eravamo ancora in giro senza dormire, senza niente, la mattina alle 7 sulla macchina, non... pressione delle gomme non fatta, tipo bella esperienza anche quella, nel senso che proprio l'abbiamo fatta come divertimento. Sì, sì, alla fine diciamo è stata un'esperienza, come hai detto tu, molto più sul divertimento che sulla competizione, ecco, perché uno è andato lì proprio per divertirsi, che comunque organizzata per bene, assolutamente. Su questo almeno ne parlano in tanti. Siamo andati in un altro paese che è la Germania, un'altra mentalità, un altro modo di vedere, un altro modo di... Cioè, è bello viaggiare, nel senso che vai a vedere un'altra realtà rispetto all'Italia, dai. Persone che venivano e ti cercavano l'autografo, qui in Italia non lo vedi proprio sta cosa, ma lì venivano il giorno prima, ti facevano la foto sul percorso con la macchina, te la facevano loro stesse e poi venivano il giorno dopo con la foto in mano, volevano l'autografo. Vabbè, è stata una bella esperienza anche quella, dai. Assolutamente, assolutamente sì. Ovviamente rispondendo alla chat, Samuel Greco domanda: ci sarà il Master quest'anno? Purtroppo no, perché non è stato cacciato dai programmi FIA. Poi Enzo Perri dice: ha corso pure con Elia, infatti quello che poi abbiamo detto prima. Agostino Ingrassia, Angelo Gran Pilota, ciao ragazzi, Pietro Rinaldi, Beppe Giacalone, Master di Gubbio Poesia, e penso sia Davide perché con l'account scritto della pagina. A Gubbio sento ancora il boato del pubblico della tribuna quando hai fatto la scoletta in pieno. Allora, poi passando ad un'altra domanda, parlavamo comunque di gare preferite, ma in un percorso ideale nella testa di Angelo Mercuri che caratteristiche deve avere questo percorso? Non le mie gare preferite sono nel bicilindrico, sono le più veloci, diciamo, dove c'è molta velocità, tipo la Coppa Nissena, Fasano, però le gare belle sono Sila, sono Gambarie, sono tutte queste gare un po' lavorate, diciamo, dai. Però preferisco a volte la velocità e preferisco i percorsi veloci, perché vedi velocità e adrenalina che la senti veramente quando sei che devi affrontare curve di quinta, di sesta piene, veramente non di seconda, lì senti veramente l'adrenalina che sale e che i battiti si alzano, magari, dai. Ovviamente prima hai risposto sul discorso Wolf eccetera, ma possiamo assicurare chi ti segue nelle bicilindriche che rimarrai nelle bicilindriche o nel futuro vorrai fare qualcos'altro? Ma... ho bisogno di stimoli e quest'anno non al caso ho rifatto l'assetto nuovo della macchina, abbiamo rifatto look e quindi ho bisogno di stimoli. Non ti nascondo, quest'anno vorrei, e te l'ho detto anche prima, vorrei fare anche qualche slalom vediamo, dobbiamo partire, prima parto e prima decido cosa fare, nel senso, perché voglio provare la macchina prima di farmi la salita, perché ripeto è completamente tutta diversa e quindi non so come si comporta e voglio essere certo che la macchina sia migliorata. E spero che sia migliorata, perché se migliora vuol dire che eravamo veramente un po' indietro. Allora, poi, visto che comunque tu, come dicevamo prima, corri ormai da tanti anni, hai una certa dose di esperienza, ci sono molti giovani che comunque si avvicinano a questo sport.
Ma che consigli gli daresti a chi vuole avvicinarsi sia allo sport e sia a chi vorrebbe avvicinarsi a debuttare, ovviamente in una categoria come quella tua? Ma io cosa? Che Come si... oggi Ah, ok. il consiglio che io do ai giovani è quello di fare gare, nel senso anche garette tipo come è stato domenica scorsa, questo track day domenica passata, il 10 di marzo mi sembra, non mi ricordo quando è Sì. stato, è stata la nostra scuderia, la New Generation. E non ti nascondo che se avevo la mia macchina pronta io me lo facevo, nel senso che sono giornate belle da passare insieme agli amici e che ti stimolano poi anche a invogliarti a cominciare a fare questo sport, dai. E invito questi ragazzi che hanno macchine, che hanno. Di non partire subito con la testa, dai, che devono fare per forza una macchina performante già all'inizio, partire anche così con la prima e poi piano piano mettiamo seconda, terza. Io per farti un esempio su di me, dopo tanti anni, oggi sto facendo la mia macchina cercando di farla competitiva, quando fino all'anno scorso non era competitivissima. Per farti capire, dopo tanti anni. Quindi non c'è bisogno che uno si mette subito competitivo, perché tu poi perderai gli stimoli. Perché quando vedi che poi non arriverai dove devi arrivare con una macchina performante, tu ti fermerai. Invece tu c'hai lo stimolo, per anni, in anno puoi migliorare. Per me è così. Poi le persone possono fare cosa vogliono, però posso garantire che se una persona parte già svantaggiata, negli anni arriverà ad essere avvantaggiato. Ovviamente mo ti diamo una comunicazione per ammorbidire un po' la cosa. Francesco Guarini ci comunica che ha appena finito di lavorare. di dirtelo. Con Francesco Guarini domani ci ritroveremo insieme. Quindi Paone Domenico ci dice: ti mancherà il fatto di non poterti vendicare con Dino. Con Dino. in che senso? Questo non l'ho capito. Lui mi ha scritto: ti mancherà il fatto di non poterti vendicare con Dino. Magari è una cosa vostra, non lo so. Vabbè, Non ci arrivi in poi ve la questo momento. comunicherete. Ve la comunicherete tra voi. Poi ovviamente salutiamo Paolo Cicalese, che saluta tutti e manda un abbraccio ad Angelo, pilota di alto livello, scrive. Grazie, Paolo. Davide Fergolino, che domanda quest'anno farà il campionato bicilindrico, ha confermato che comunque farà il programma come suo solito. Ovviamente spera di salire quanto prima sulla macchina. Alto livello Angelo, Giacomo Giovannino Fusto, che salutiamo. Per quanto riguarda Angelo, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Ora passiamo all'argomento della Consuma. Ovviamente Angelo ci accompagnerà magari anche per dirci qualche sua sensazione. Allora, come ben sapete, ovviamente questo fine settimana ci sarà la Coppa della Consuma che aprirà il 2024 delle salite italiane, la gara valida per il CVM Nord, CVM Sud e per il campionato italiano storiche. Oggi è uscito l'elenco iscritti della gara, partiamo ovviamente dal campionato italiano storiche, dove ci sono 80 iscritti rispetto alle moderne che sono un pochino meno, ma ci andremo dopo, ci arriveremo dopo. Ovviamente c'è il gruppo 1 che è ben nutrito con i vari Plugger, Nocentini, Mosler, eccetera, eccetera. Poi c'è il secondo raggruppamento con altre e tante belle vetture, tipo sto vedendo Motti, Palmieri, eccetera, eccetera. Poi per quanto riguarda il terzo raggruppamento, altri bei numeri perché comunque vediamo Terreni, Gironi, Iantorno e tanti altri. Nominarli tutti sarebbe impossibile. Per poi passare al quarto raggruppamento, dove ovviamente c'erano i vari Asta, Campetti, Rinaldi, eccetera.
Passando al raggruppamento 5 ci saranno Lavieri e Peroni. Già qui ci avviciniamo alla zona calda dell'assoluta per quanto riguarda il CVSA. Ovviamente poi ci sono l'ebbiposto del quarto raggruppamento con i vari Riolo, Lottini, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le moderne, 50 sono le moderne iscritte. Se partiamo dalla Racing Start possiamo vedere che ancora il numero non è ben nutrito. Infatti, Angelo, secondo te, tu che ne pensi? Una gara che è stata fatta troppo presto per raccogliere 50 moderne? Cioè, la prima gara è sempre la prima gara, no? Nel senso che se quando si parte alla prima gara non tutti sono pronti, e quindi poi da quella gara la gente si stimola ad affrettarsi, dai. Nel senso, purtroppo quando poi dico meno male che ci sono state anche le storiche, se no una gara di 50 macchine. Sì, no, assolutamente, perché comunque, come dicevamo, è per rispondere a una domanda di Paolo che spero presto di avere in diretta con noi, Paolo Cicalese, ovviamente. Sì, sono di meno perché comunque ci sono meno iscritti di quanto sono stati verificati lo scorso anno, quindi numeri un po' che sono andati a calare. Infatti oggi è uscito l'elenco iscritti, come dicevamo, vabbè, c'è un discreto numero nelle Racing Start e nelle Racing Start Plus. Poi ovviamente ci sono le RS Cup con tre piloti, con Ciani, Giardini e Giovanni Grasso. Poi diciamo che sono un po' più nutrite le NS rispetto agli altri gruppi. Tre iscritti nell'AS, gruppo AS, e poi nell'E1 ci sono quattro iscritti con Giambrone, Bacci, Penza e Aragona. Aragona che debutterà con la sua Golf, ovviamente se ricordate è stato anche ospite da noi. A definire un po' i programmi, a parlare un po' di tutto il resto, poi le TCR che saranno due con Lanfranchi e Tosini, campione italiano uscente della categoria. Poi ovviamente ci saranno quattro GT con Passerini, Bellin, Adragna Ragazzi, e Antonelli nei 2SH. Le CN saranno tre con Capucci, Filippetti e Scarafone, campione italiano CN 2023. E poi ovviamente ci saranno le Sport ed USC ed SS. Qua vediamo che comunque ci sono Venturato che si schiera con la Nova Proto NP03, poi Grazzini, Torsellini, Gosio, Satta, poi ovviamente ci sarà Maroni che ripartirà con il suo nuovo progetto, perché comunque già l'anno scorso aveva finito il campionato. Il suo 2023 in una maniera straordinaria ad Orvieto aveva fatto un garone, per chi può ricordarsi. E poi ovviamente ci sarà Christian Merli che porta la Losella P21 4C dopo l'incidente che ha avuto in Spagna nella gara di domenica scorsa con Losella FA30, per fortuna senza conseguenze per il pilota trentino. Poi ovviamente ci sarà Fazzino con una Losella PA30 Zytec, penso sia quella di Giuseppe Vacca. Ovviamente, se abbiamo sbagliato, ci possono correggere. E poi c'è il trio del team Fagioli, Caruso con la nuova NP012, De Gasperi con questa nuova esperienza della norma M20 e Fagioli con la nuova Proto NP01. Per quanto riguarda il discorso della consumo, abbiamo detto tutto. Valida per il CVM Nord, CVM Sud e per il campionato italiano storiche. Allora, penso che comunque possiamo andare in conclusione, perché abbiamo detto tutto. Innanzitutto ringrazio Angelo perché comunque è stato gentilissimo a mettersi a disposizione per passare una serata insieme. Tante grazie Angelo, ovviamente se vuoi dire qualcosa per quanto riguarda questa fine diretta, hai tutto lo spazio per te. Vi ringrazio per questo invito, era inaspettato, nel senso che ancora non sono pronto, te l'ho detto psicologicamente, alle gare come si dovrebbe, però sinceramente sono stato bene stasera, ringrazio poi a te per questo invito, dai. Siamo passati un paio d'ore, abbiamo parlato un po', dai.
Allora, poi prima di chiudere e ovviamente ringraziare anche Raffaele, salutiamo ovviamente chi ci ha seguito in chat perché comunque questa sera siete stati numerosi con i vostri commenti, eccetera. Ringrazio Raffaele per la regia e per il grande lavoro svolto dietro le quinte. Grazie a voi, grazie alla chat, soprattutto bella attiva, da spunti importanti di riflessione. Perfetto, oltre la curva ci dovremmo vedere sicuramente giovedì prossimo con un altro nuovo ospite e vi ringraziamo per averci seguito. Alla prossima!